Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in macchina. Non l'hai mai detto l'episodio in macchina. Questa è nuova. Niente ragazzi, siamo in macchina perché stiamo andando verso Milano, siamo io e il buon Piero, l'amico Piero che mi accompagna in questa avventura, perché stiamo andando ad un evento organizzato da Hamilton, gli orologi, no? Hamilton Orologi, che prevede un volo in aereo per me, naturalmente, un volo in aereo, una presentazione del nuovo orologio, il Pilot, i nuovi Pilot di casa Hamilton, che è interessante perché sono quei Pilot che abbiamo sempre visto, no? Una rivisitazione, ma per la prima volta c'è anche una misura da 36 mm che è inedita per casa Hamilton, proprio un Pilot piccolino che poi praticamente diventa un altro orologio, con un altro spirito, no? Da quello che ho capito anche l'orologio poi me lo lasciano a me, quindi io sono veramente... Ah sì? Sì. Ah. Cioè gira in elicottero e l'orologio? È in aereo. Non è elicottero? No, è in aereo. Aereo? Però sono riuscito a strappare anche un piccolo pensierino per te. Cioè? Una felpa. Una felpa? Una felpa è bella però, mi piace la felpa. XL gli ho detto io, poi... Ah, io sono perso peso. XL? Io ho la L. Vabbè, me la metto uguale. L'orologio che taglia mi danno? XL? L'orologio a te ti dà niente. Conti in cazzo. È già tanto se me lo danno a me proprio per grazia ricevuta. No, è già tanto se sto venendo anche io. Bravo. Che cavolo. Ma l'orologio del giorno te cosa c'hai? Tag Heuer Formula 1 al quarzo. Bravo, io invece ho l'Hamilton Tremati. Ma ora no, se noi andiamo da Hamilton, perché ti devi mettere un Tag Heuer? E io non ce l'ho l'Hamilton. Sai, quando si va da Maurice Lacroix bisogna mettersi un Maurice Lacroix. Quando si va da Longines bisogna mettersi un Longines. È la prima regola del bravo Lecchino. Ecco, bravo, ma siccome io Hamilton non ne ho. E questo, vedi, ti gioca a sfavore, quindi è capace che devo lasciarti il primo tuo green, abbandonarti lì perché. E allora mi metto quello che vuoi. Oh. Tra 150 metri, svolta a destra. Dentro. Siamo arrivati. Siamo arrivati. E ora si vola. Svolta a destra. Oppla. Poi la tua destinazione si troverà sulla destra. Oh, che figata. Vuoi quanti aerei? So hello everyone, it's super nice to have you all here and I'm super happy to be here with you. For those who I didn't speak with, I'm Diana, I'm handling the partnerships on the global level with like influencer, movies, etc., events and PR. And yeah, as I said, I'm super happy to be here and to also meet all of you. È particolarmente complesse, tanto per dare un'idea, visto che si parla comunque di aerei storici, avrete mai sentito parlare dello Spitfire inglese? Che ha dato... Sì, noi siamo in questo momento posizionati su Gresso, sull'aeroporto di Gresso. Okay, questa qua è la pista 1-8 di Gresso, cioè noi una volta decollati decolliamo da Gresso in direzione sud. 1-8 sta per 180 gradi. Cioè sud. Volantino velocemente verso destra, tenendo sempre il muso a questa altezza dall'orizzonte. Allora ragazzi, eccoci qua con i nuovi usciti di casa Hamilton, il Pilot, va bene? Abbiamo il 42, che è praticamente quello che ho scelto anche io perché è quello che ritengo più valido come Pilot, ma la novità è che c'è il 36, che non sono mai esistiti i Pilot da 36 in casa Hamilton. E adesso le proviamo uno al polso per vedere un attimino come sta, perché da 36 è tanta roba. Allora, chiaramente 36, guarda, blu e nero. Proviamo quello nero, se mi sta. Ed eccolo qua, il Pilot da 36. È carino, non sembra neanche 36. È piccolo, praticamente guadagna in orologio da tutti i giorni più che un Pilot. Simpatico.
E poi la parte simpatica sono anche le varie colorazioni, tipo questo qua bianco con il cinturino bianco. Mamma mia, questo qua magari è femminile, eh? È un po' più femminile questo qua. Comunque questi sono i nuovi Pilot di Hamilton. Io ho scelto chiaramente il 42, dopo andremo a aprire la scatola così ve lo faccio vedere, è simpatico orologio. Dove è la scatola? Non c'è più. La scatola c'è. Che figata. Allora ragazzi, mi dispiace ma purtroppo il maltempo qua è nebbioso, quindi no, non c'erano le condizioni di sicurezza per far salire i partecipanti sull'aereo e il pilota sta comunque facendo qualche giro per farci vedere cosa avremmo fatto, le varie acrobazie che avremmo potuto fare. Il mio amico Piero qua, lui era contento perché voleva fare le riprese con me sopra l'aereo, ma non si può. Però avete visto Ganzo, proprio sponsorizzato completamente da Hamilton questo aeroporto qua di Bresso, perché ci hanno messo dei soldi anche per restaurare, riparare gli aerei, tanta roba, eh. Ora dopo vi faccio vedere anche l'orologino, quello che la scatola speciale per solamente per pochi in Italia, 5 mi sembra, la scatola che è una valigia così, vero Piero? Sì, valigia. È vero, bella pesante. Sì, dopo vi facciamo vedere l'orologio, eh. Allora ragazzi, qua abbiamo finalmente l'orologio, no? Lo vogliamo vedere per bene nei dettagli, nei particolari. Guardate la scatola. Questa qua è una scatola. Perché c'è questo silenzio? Non si capisce comunque. Ora si riesco a tirarlo fuori, non è detto che ci si riesca. Che scatolona, che scatolona. Questo qua fa anche così, può fare così. Abbiamo qua anche l'aeroplanino, come vedete, simpatico. C'è anche un portachiavi, simpatico portachiavi, le card, qua c'è un'altra, e l'orologio è qua, eccolo qua, il Pilot da 42, plaf, il nuovo Pilot da 42, c'è anche da 36, che da 36 come ho detto è leggermente più urban, più da tutti i giorni, questo qua è veramente un Pilot, io lo sceglierei da 42 perché un Pilot deve essere da 42, da 43, da 44. Particolarità, la differenza rispetto a quelli che erano a catalogo prima, la prima cosa che noto è il triangolo rovesciato a ore 12, che era differente una volta, eh? Era differente. Vediamo come sta il polso. Tac, lo mettiamo qua sull'arancione. È un 42 come deve essere il Pilot. Bello, bello, bello. Non sai dire altro, bello, bello, bello. No, non so dire altro. Simpatico, vuol dire. Simpatico, simpatico, simpatico. Come sta? È come sempre, bene. Ce lo dici te. Bene, dai. La scatola è anche comoda da tenere a casa perché non occupa nemmeno spazio, no? Va bene, dai ragazzi. Purtroppo il volo nell'aeroplanino non c'è stato, però ho fatto il simulatore. E abbiamo fatto una bella giornata, divertente e simpatica. Hai mangiato bene? Molto bene. Poi è gratis, si mangia sempre bene. Io richiudo qua perché non siete degni di guardare oltre. Dai, facciamo i saluti finali, Piero. Sì. Dai, vieni qua con me allora. Ecco, che solito pagliaccione qua con l'aeroplano. Allora, ragazzi. Hamilton. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero che il mio volo nel simulatore vi sia piaciuto. Oltre non siamo potuti andare. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.